Buongiorno, siamo qui alla terza finale del Festival Giallo Garda. Siamo in compagnia di Sara Kim Fattorini, menzione come romanzo edito. Il suo romanzo è La chimica dell'acqua, Sam editore. Ciao Sara, innanzitutto. Ciao. E la prima domanda di rito, raccontaci della trama di questo romanzo. Allora, il giallo è un giallo classico nella scia della tradizione, diciamo, un po' più dei grandi autori come Agatha Christie o come Simenon, e quindi è meglio proprio non raccontare proprio tutta la trama. Comunque, come tutti i gialli che esistono, c'è un morto, di solito all'inizio, come nel mio, e poi c'è un investigatore. Io scelgo un investigatore, non un commissario. Un detective privato che indagherà a lato, diciamo, delle indagini poliziesche normali sul caso di questo morto in piscina che fa parte della buona borghesia milanese e che viene ritrovato morto, diciamo, in questa piscina. Il detective si chiama Guglielmo Corna e diciamo, il posto dove andrà a indagare, o le persone, il suo entourage dove indagherà sarà la famiglia e quegli amici congiunti. Come tutti i gialli, ha un colpo di scena finale, che di solito è quello che, come dire, Risolve. risolve le cose, ma soprattutto lascia, spesso si spera che lasci il lettore sempre attaccato alla pagina fino a finirlo. E spiccano in questo giallo la figura della moglie della vittima, che è un uomo. La migliore amica e il figlio. Dopodiché ci sono, diciamo, personaggi, diciamo, di secondo livello che aiuteranno a, come dire, rendere un pochettino più variegata la trama. Esatto, Creare un po' di suspense. creare un po' di suspense. La città è, come diciamo, il personaggio in sottofondo. Questa Milano un po' nuova, un po' più raffinata, un po' più del, diciamo, del centro storico, perché non è un giallo ambientato nel centro storico di Milano, e quindi attraverso anche le vicende, la trama del romanzo si scoprono anche dei luoghi milanesi, magari un po' meno noti, che invece sono belli, perché Milano è una città nascosta, una città Bellissima, che sì. va Conosciuta. raccontata, esatto, diciamo, un po' nei meandri che non si vedono. Questa è un po' la cosa. Non sto poi, se uno vuole farmi delle No. altre domande, se no però noi contiamo, sappiamo già che cosa Infatti, succede. è il tuo primo È il mio romanzo. primo romanzo, È l'esordio. esordio con una casa editrice che in Esordiente poco tempo è anche. riuscita a crearsi un Esatto, bel nome nel panorama dell'editoria italiana e sei menzionata alla terza edizione del Festival Giallo Garda. Una serie di emozioni per un primo romanzo che non è male. guarda, intanto cioè, la prima emozione è uno scrive un libro e dice, boh, chissà se poi me lo pubblicano, o meglio, uno non si domanda neanche, lo scrivo e basta. Qui già la prima emozione è sicuramente essere stata chiamata da Sam, aver incontrato i miei editori e avere avuto la possibilità. La promozione, come venire qui al Festival Giallo Garda, è sempre una cosa molto entusiasmante, perché si incontra il pubblico, si incontrano delle persone che amano i libri, e quindi è molto bello, e avere una menzione ancora di più. Eh sì, perché poi la Ecco. concorrenza è stata, dicono, abbastanza voluminosa, perché erano 80 libri Ah, tanti, no, comunque. questo non lo sapevo. Io arrivo sempre a queste cose, come dire, un po' ingenua. Un po' Quindi, versione Candido di Voltaire, ma siamo contenti lo complimenti. Qui c'è la scatola dei libri che la Bottega del Giallo, il stesso. Sì. blog, leggerà e poi recensirà. Dici perché dovremmo leggere La chimica dell'acqua? Cos'ha di diverso? Penso che tu legga libri gialli Sì, anche per. allora, di diverso non, diciamo, io credo che questo libro rientri un po' nel concetto della tradizione, che è un tema a me molto caro, perché poi ho studiato lettere classiche, quindi, come dire, la ricerca dei modelli tradizionali e mettersi, tra virgolette, in emulazione con grandi autori, voglio dire, insuperabili come Simenon, Agatha Christie, è un po' tornare, come dire, all'inizio, alle origini di quello che è il genere letterario. Quindi questo, secondo me, per chi ama il classico, è la cosa divertente.
L'altra cosa credo che sia la città di Milano che, come tanti giallisti milanesi hanno raccontato, mille sfaccettature, ma effettivamente poi questo è proprio il motivo poi per cui anche i miei editori mi hanno scelto, è che è ambientato in una Milano un po' inedita, quindi come tutti i gialli o come ormai si usa fare in questo genere letterario, si raccontano molto dei luoghi. E ovviamente per un milanese è l'immedesimazione ritrovarsi, per una persona che invece viene da fuori è la Conoscere. curiosità di andare a vedere dei posti che hai amato quando tu ami un libro. È successo a me quando sono andata in Svezia, dopo voglio dire millennium, può succedere anche a un'altra persona che viene a Milano e ha voglia di... L'altra cosa è che ci sono poi anche, diciamo, delle piccole vicende che sono milanesi, che però tutti conoscono, delle feste, delle cose che sono tipicamente milanesi, ma che sono sicuramente un patrimonio che poi è stato un po' esportato, tra virgolette, in tutta Italia, gli aperitivi, il Certo, finger food, tutte queste l'apericena. cose, esatto, tutte queste piccole usanze che sono milanesi, ma che poi vedo che invece vengono amate in tutto il resto d'Italia. Hai nominato due cose che a me piacciono molto e volevo capire se siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Hai nominato Simenone e Agatha Christie e io penso ultimamente, leggendo anche poi molti scrittori contemporanei come te, che la vera originalità sia magari nel ripescare la tradizione, adesso Ma come sai, adesso, non sono più d'accordo con te, cercare. nel senso che io quando ho iniziato a scrivere questo romanzo ho pensato, non ho voglia di vedere, o meglio, io non ho visto sangue in vita mia, non uso armi da fuoco, quindi si scrive ciò che si vede, si vede, si scrive ciò Si che si fa conosce. e si conosce. Di cui mi sono detta, devo tornare devo cercare di fare un giallo dove ci sia il meccanismo del giallo, ma dove non ci siano morti ammazzati, dove non ci siano scene di sesso troppo spinte. Perché Un giallo elegante. volevo tornare un po' in queste. Perché non è vero che deve essere sempre tutto così portato oltre, come dire, l'immaginazione, oltre. Per cui ho detto, torniamo a fare una cosa molto classica, molto più bon ton forse anche. Elegante. Elegante, esatto. Voglio dire, Agatha Christie non fa vedere sangue, Simenon non fa vedere sangue, eppure sono gialli bellissimi e ancora insuperabili. Quindi ho detto, proviamo a stare in questo un po', perché anch'io dico, va, cioè, o faccio la poliziotta, ma non faccio quello di mestiere. Allora, ringraziare. Innanzitutto ti dico che ci hai conquistato, quindi il tuo libro La chimica dell'acqua finirà qua nei nostri Va libri da bene, leggere. Sicuramente la grazie. recensione sulla Bottega del Giallo la Fantastico. troverai. Ricordiamo Sara Kim Fattorini, La chimica dell'acqua, edizioni SEM, menzione al terzo Festival Giallo Garda, che comunque è una grandezza. Grazie Grazie a Sara, voi, è stato un piacere. arrivederci.